Lui evidentemente intravede la possibilità di raddoppiare. Camproni invece urla in particolare con i suoi in occasione dei retropassaggi, vuole sempre la palla in avanti. In effetti Crotone è una squadra che... Partire il tiro di Nardini. Sembrava particolarmente angolato. Gensoglu. Movimento in profondità di Puskas. Prende il pallone De Luca. Erosina in area di rigore. Da Valiani. Di Noia. Gensoglu. Da sinistra a destra, è bello il cambio gioco. Sabelli, ottimo il pallone per Rosina. Il controllo, la conclusione larga. La risposta del Bari con una bella azione. 31 punti adesso. Luppi. Supera Gensoglu. Fermato al momento giusto dal centrocampista. Sabelli. Di Gemiti, palla che arriva in tuffo, libera Cazzola, Jelenic perde il duello con Gensoglu, Paliani, De Luca, spazi stretti, viene fuori però il Livorno, una spinta. Avrebbero problemi grossi per la Salernitana. Intanto qui funziona la pressione degli ospiti che recuperano palla con Sciaudone, va al dribbling su Gensoglu che però non si lascia passare, cade, si rimette in piedi il greco, adesso va Salerno del Grosso, Gensoglu va subito a cercare davanti, Defendi il colpo di testa all'indietro di Marino Defendi, era in posizione regolare. Gensoglu se ne va con un gioco di prestigio lasciando sul posto Corazza, ancora Gensoglu, Rosina. In tre dello Spezia, se i due attaccanti riescono a mancare tre persone, più personalità da parte dei due centrali, allargarsi, farsi dare palle per mettere la giocata centrale di Gensoglu. Eccolo Gensoglu, pone il numero su Molina, migliore, riesce a servire Carrozza che si libera di Burrai con il destro. Carrozza, c'è solo potenza, non c'è la mira su Babacar, ancora una finta, tre intorno a lui, c'è una gabbia, un passo al senegalese. Scarica su Garofalo che cambia tutto, va a destra da Molina e lascia rimbalzare il pallone. Bravo Gensoglu ad arpionarlo quel pallone, a portarglielo via. Apre Gensoglu a destra per Madonna. Qualche difficoltà a tenere il pallone in campo. No, ma credo che non volesse tirare. Ah, lo vedete, vicino Nardini, ha cominciato le operazioni di riscaldamento. Colpo di testa di Bianchi, poi proprio quello di Babacar. Fallo di Mazzarani ai danni di Gensoglu, calcio di punizione per lo Spezia, 37esimo minuto, maglie gialle e allora Leali, giocatore della Juventus, l'anno scorso già grande rendimento a Lanciano, quest'anno ha replicato sicuramente le cose buone fatte vedere appunto in Abruzzo con la maglia dello Spezia, confermandosi lui classe 93 tra i migliori giovani portieri del nostro calcio. Brunelli a bordo campo, Gaia. Sì, perché in realtà la mossa è già stata fatta, si sta scaldando molto e Evagua, ma a te però. Sì, perché attacca centralmente Bianchi, non riesce la combinazione con Granoce, vai Gaia. Dicevo, una mossa è stata fatta Carrozza Ferrari, due punte adesso per... Lo Spezia invece è rimasto negli spogliatoi finora. Prova a dare una scossa qui Gensoglu, con il tunnel anche su Togni, poi vuole un altro dribbling, vuole far passare il pallone, è arrivato però l'intervento in gioco pericoloso da parte di Fabbro, il calcio di punizione fischiato. Che la regala malamente a Matteu. Vuole un cambio, vedete? Mangia, sta chiamando il giocatore che ha mandato a scaldarsi, vuole effettuare subito il cambio, e gli allenatori quando hanno il fremito del cambio, la squadra che spesso vince per 1-0, segno che quando la mette dentro poi resiste. Attenzione però, però l'ha recuperato Bell'uomo, spazio per il destro e la rete, un gol fantastico!
dal gol rischiato al gol segno. Promozione. Sono 21 le gare nella massima serie per Andrea Lisuzzo. Intanto la sventagliata ancora precisa da parte di Genzoglu per Schiattarella, ancora sulla corsa Baldanzetti, un leggero ritardo Lambrughi, palla che taglia tutta l'area di rigore, Crescenzi a protezione, qui si poteva sfruttare meglio. Oui, che si è divorato il gol a inizio ripresa, il tiro da lontano nel primo tempo, l'assist di Diop, sempre inizio ripresa, un gol segnato, un gol annullato, insomma anche oggi nettamente il migliore in campo dei suoi. Giannetti attacca l'area di rigore, calcia in porta Gomis, si distende ma arriva Catellani, Mazzotta chiude in calcio d'angolo, forse ha subito anche un contatto del prete in verticale verso Giannone, migliore recupera la posizione, tocca il pallone che Seymour non fa uscire, poi lo controlla male ma riesce comunque a non farlo uscire, Genzoglu in verticale per Ferrari che è scappato in posizione regolare, lo insegue Ligi che gliela tocca con la punta, poi deve impegnarsi per evitare il laterale e ce la fa, dribbla anche Ferrari, meglio il secondo tempo del primo.